Buonasera, questa sera il consueto aggiornamento settimanale un po' sull'andamento dell'epidemia del Covid, ma soprattutto sull'andamento dei bonus, dei vari contributi che stiamo dando sul tema dei bonus spesa, del contributo dato per le società sportive e per i rimborsi tari. Intanto, come dire, se mi date un segnale che si sente, perfetto, si sente, no? Perché il dubbio è sempre che non si riesca a sentire correttamente. Allora, prima di passare, oggi sarà con me il vice sindaco Marco Bosi, che ci parlerà delle tematiche legate al bando sport e anche un accenno del percorso che stiamo facendo per lo stadio Tardini, quindi con la società del Parma Calcio che abbiamo incontrato ieri. Allora, per iniziare, dai, un attimo che prendo il file per arrivare dai dati. Allora, il bando che si è aperto la settimana scorsa, il 10, ne abbiamo parlato, ricorderete, insieme all'assessore Rossi, si è concluso oggi alle ore 12 e sono arrivate 2.200 domande. Ne abbiamo già analizzate 900. Come dire, stiamo andando avanti per riuscire ad analizzarle tutti. Dal 22 dicembre dovremmo essere pronti per chi ha richiesto i buoni, tramite app già a erogare queste somme, mentre per quelli cartacei servirà qualche giorno in più perché la necessità è quella di recuperare il bonus, il ticket cartaceo e distribuirlo. Per chi non ha potuto accedere ai parametri di erogazione spesa, perché la domanda non era completa, non hanno presentato tutta la documentazione o altro, ma anche chi non ha fatto richiesta, può fare richiesta al polo sociale di riferimento per avere un pacco alimentare. Stiamo ancora organizzando la distribuzione, ma come è successo durante la prima fase dell'epidemia e del lockdown, distribuiremo, c'è la possibilità anche di distribuire i pacchi alimentari, proprio per le situazioni di emergenza. Questo è, nell'attesa poi che arrivino eventuali altre domande o altro, l'aggiornamento per quanto riguarda i bonus spesa. Per quanto riguarda invece la tematica del contributo Tari, ricordo che è aperta la sezione per fare richiesta di questo sgravio, che sono presenti diverse casistiche anche rispetto a quello che era stato previsto all'interno del bando e quindi è possibile fare quesiti specifici attraverso l'apposita email e l'apposito form da compilare anche online che è sulla domanda di richiesta di contribuzione. Questo è importante perché è evidente che all'interno del bando è stato riportato un preciso DPCM, ma le motivazioni di chiusura totale o parziale durante il periodo del primo lockdown sono state diverse tra normative regionali, diverse normative nazionali e quindi ci potrebbe essere, insomma, un fraintendimento, ci potrebbe essere un dubbio, quindi non abbiate paura di rivolgervi al nostro servizio tributi che potrà darvi tutte le informazioni specifiche. Come dicevo prima, stasera è con noi il vice sindaco Bosi per parlare delle tematiche, visto che era partito il bando anche legato alla contribuzione per le società sportive che si è già concluso. Ieri abbiamo avuto un incontro con la società del Parma Calcio, quindi volevamo avere un incontro e un aggiornamento in diretta. Quindi gli lascio la parola e ci rivediamo dopo. Innanzitutto, buonasera a tutti. Sì, ci sono tanti temi caldi in questo momento. Devo dire che sono arrivate molte domande sul progetto dello stadio, quindi ho approfittato di questa diretta per dare un po' di chiarimenti e un po' di informazioni. Però prima mi fa piacere dare invece alcune info su come è andato il bando di sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche. Avevamo messo a budget 1 milione di euro, una cifra penso unica in Italia per consistenza. Altre città hanno provato a fare dei bandi, però non con una cifra così sostanziosa. È evidente che è un impegno che dà sicuramente molto sollievo alle società sportive. Abbiamo chiuso il bando nei tempi previsti perché abbiamo l'obbligo di impegnare queste risorse entro il 31-12 per non rischiare di mandarle in avanzo e quindi renderle inutilizzabili se non da maggio dell'anno prossimo. E sono arrivate 88 domande da associazioni sportive dilettantistiche. Come sapete, il parametro che abbiamo utilizzato era quello dei tesserati che ha ogni società sportiva in fascia giovanile o con disabilità, quindi per i disabili non c'era un limite di età. Sono arrivate, dicevo, 88 domande per un totale di tesserati presentati al bando di 11.900. È un dato significativo, ma devo dire la verità, forse anche al di sotto delle aspettative, perché
abbiamo solo in quella fascia d'età 22.700 ragazzi, vuol dire che purtroppo tanti ragazzi non fanno sport, e questo è un tema su cui andremo a lavorare nei prossimi mesi. Però questo significa che cosa? Che il milione lo si divide, insomma, ogni testa pesa di più rispetto alle aspettative che avevamo tutti all'inizio del bando. Il conto è presto fatto: se dovessero in qualche modo essere confermate come buone tutte le domande, noi al momento abbiamo fatto solo un controllo di residenza anagrafica e di età dei ragazzi attraverso i servizi demografici del comune. Dicevo, se dovesse essere confermato, quindi tutte le domande fossero considerate buone, parliamo comunque di più di 80 euro di, chiamiamolo, rimborso o di sostegno alle società sportive per ogni tesserato. Vuol dire che nel cassa delle società sportive andranno parecchie migliaia di euro, da chi ne prende meno 3, 4, 5 mila euro a cifre di diverse decine di migliaia di euro per le polisportive. Per noi è stato un contributo fondamentale, perché l'obiettivo nostro è che quando sarà passata questa pandemia le società sportive ci siano ancora, non siano state portate via anche loro dalla pandemia stessa. Per noi hanno un ruolo socioeducativo fondamentale, lo diciamo sempre, però poi è nei fatti che va dimostrato. Avremo modo poi con le società sportive stesse di entrare un po' nel dettaglio nelle prossime settimane. Già dopo domani farò una video call con tutti per dare qualche dettaglio che a loro interessa maggiormente, però quello che mi interessava un po' raccontare a tutti è come il mondo sportivo in questo momento sia considerato dall'amministrazione comunale. Devo dire che ho ricevuto tantissimi messaggi positivi, questo ci ha fatto molto piacere, e anche in momenti difficili che le persone si stringono e si fa sentire la vicinanza, quindi questo per me è stato un primo risultato molto importante. Dopodiché ci saranno successivi contributi, in particolare un ulteriore fondo da 90.000 euro che verrà destinati ai gestori degli impianti sportivi comunali, però poi insomma ne parleremo direttamente con loro. Se vogliamo, Sindaco, potremmo passare al tema stadio, nel senso che penso che sia il tema forse anche un po' più richiesto da tutti. Assolutamente. Abbiamo avuto questo incontro ieri con la proprietà. In realtà quello che abbiamo scritto è tutto quello che c'è, nel senso che tutti si aspettano che ci siano dei retroscena, però quello che abbiamo scritto nel comunicato è la verità. Il Parma Calcio ha, attraverso la proprietà nuova, il presidente Kraus, confermato la volontà di rinnovare lo stadio. Questo ci fa molto piacere, parliamo di un investimento da decine di milioni di euro, quindi insomma una cifra probabilmente inabbordabile, anzi sicuramente inabbordabile per l'ente pubblico da solo. Il comune non ci metterebbe in quest'ottica risorse, ma ci metterebbe a disposizione l'impianto e l'area per poter fare l'intervento con una formula di diritto di superficie che è quella che avete visto utilizzata in tutti gli stadi d'Italia, perché quando si parla di stadio di proprietà lo si dice erroneamente, tolta l'eccezione di Bergamo in cui la società ha comprato dal comune lo stadio, tutti gli altri, da Udine alla Juventus, Cagliari sta intervenendo adesso, insomma tutti si sono mossi con il diritto di superficie perché si trattava sempre di impianti comunali. Dicevo, la nuova proprietà ha confermato la volontà di voler intervenire, conferma la volontà di intervenire, si riserva però, penso legittimamente, di rivalutare il progetto, che è un progetto che è stato sviluppato sotto la vecchia società sportiva, sotto la vecchia proprietà del Parma Calcio. Quindi la nuova proprietà vuole rivedere, vuole fare, e questo penso sia notizia più positiva, più importante emersa ieri, un percorso con la città, con gli stakeholder, con i residenti, con i tifosi, quindi tutti quelli che mi hanno scritto chiedendomi informazioni sul progetto. Il progetto non c'è, c'è la volontà di costruirlo insieme, e questa è la cosa più positiva in assoluto. L'unico dato certo è che l'investimento arriverà da parte della società sportiva e non del comune in termini economici, e che la ristrutturazione arriverà sull'impianto attuale, quindi la visione comune tra il comune, scusate il gioco di parole, e la proprietà del Parma Calcio è che lo stadio lì dov'è è un valore, va però sicuramente ammodernato, perché uno stadio alle porte del centro che vive 19-20 giorni in un anno non è sostenibile, quindi lo stadio attualmente non è sostenibile. L'obiettivo è farlo vivere tutti i giorni dell'anno, in modo che durante la settimana sia un centro servizi per il quartiere ma per la città tutta, e alla domenica diventi l'impianto in cui si giocano le partite del Parma. È evidente che i residenti in questi anni hanno subito dei disagi, l'obiettivo è alleviarli il più possibile e fare in modo che questo impianto valorizzi il loro quartiere durante tutto l'anno. Sì, se posso aggiungere qualcosa anch'io, il piano che stiamo costruendo come condivisione di obiettivi vuole andare all'interno del quartiere, delle sue realtà, dei cittadini, del comitato di quartiere, per condividere quelli che sono i principi fondamentali. Ma avere uno stadio,
uno stadio, un complesso vissuto tutti i giorni della settimana dà molti benefici dal punto di vista della vivibilità, delle funzioni che potrebbe avere rispetto a un complesso così grande, così importante da vivere solamente ogni 15 giorni. Quindi al di là della tematica sportiva calcio, serve pensare, come è stato fatto in tanti casi in Europa, a, come dire, una diversa logica di una funzione, pensarla in città rispetto a città anche vicine alla nostra che l'hanno fatto fuori per poi avere, come si direbbe in gergo, cattedrali nel deserto, dove invece sono poi sorti negozi diversi proprio perché l'attrattiva non può essere lo stadio che non c'è. Qua ci possono essere funzioni che possono avere, lo dice il gioco di parole stesso, funzionalità per il quartiere, di attività da fare tutti i giorni dell'anno, senza contare al tema piste ciclabili, non avere come dire chiuso tutti i giorni quei cancelli, ma avere una funzionalità, una fruibilità. C'è il tema parcheggio che stiamo ancora analizzando, un parcheggio a raso, un parcheggio sotterraneo. Se ricordate, nel PUMS, il piano urbano di mobilità sostenibile, era già pensato di avere un parcheggio scambiatore anche e soprattutto per il centro, nella zona, diciamo, dello stadio, comunque dello stradone. Quindi anche qui avere una funzionalità che non è solamente a servizio dei tifosi per evitare di avere poi macchine parcheggiate ovunque in giro per il quartiere nei giorni della partita, ma anche negli altri giorni, per avere un punto d'appoggio per andare poi verso il centro, quindi instradarsi, diciamo, verso via 22 luglio per andare poi verso il centro città. Quindi comunque anche qui delle funzionalità che come dire, sono per noi importanti. Adesso aggiungo, rimanendo qui col vice sindaco, come diciamo l'altra volta, che ha la delega anche ai servizi anagrafici. E quindi... Prima di passare lì volevo rispondere a una domanda che ho visto nei commenti. Ok, vai, stavo guardando. Allora, tornando, facendo un passo indietro veloce, Francesco Amadei chiede, rispetto a chi invece sull'attività sportiva faticava a pagare una retta, dobbiamo andare in liquidazione con il bando del diritto allo sport? Quest'anno è stato sostenuto anche con fondi regionali, la fascia di ISEE con cui si poteva accedere era di 17.000 euro, quindi insomma un po' più alta rispetto a quella degli anni passati, grazie anche a questo contributo regionale. Quindi andremo a derogare nelle prossime settimane il voucher sport alle famiglie, ovviamente, che ne hanno fatto richiesta, che serve proprio per pagare la retta di iscrizione. Un paio di cose veloci invece sullo stadio. La prima è una considerazione generale, visto che c'è una domanda, lo ridico anche se l'abbiamo già detto: lo stadio si ristruttura quello che è attualmente, quindi nella collocazione attuale, lo chiede Bianca Tellerini, perché in tutta Europa, in tutto il mondo oggi c'è una visione di impianti a servizio dei cittadini, non cattedrali nel deserto. Insomma, gli esempi si sprecano. Cito uno su tutti: il San Nicola di Bari, costruito per Italia 90, è veramente in mezzo al nulla ed è irraggiungibile, quindi ci si va esclusivamente per la partita. Ma è ovvio, e qui rispondo a Claudio Merusi, che non c'è alcuna intenzione di andare a mangiare, diciamo, fette di parco. Al massimo il ragionamento è capire come il parco si può allargare, quindi il ragionamento è esattamente il contrario: non vi è alcuna intenzione, diciamo, di urbanizzare parti del parco Ferrari, questo nella maniera più assoluta, ma anche nella visione del Parma Calcio stesso. Esatto, volevo rispondere anch'io a quello, ma poi avevo visto un'altra domanda, ah sì, di Andrea Concari, e trovare resti archeologici. Ma in realtà, visto la vicinanza all'anfiteatro, in realtà non è così vicino, perché l'anfiteatro poi era posizionato, diciamo, vicino al Maria Luigia, quindi non è lontanissimo, ma ovviamente più si va al di fuori del centro storico è più difficile trovare reperti romani che non siano magari ovviamente le ville o altro, cosa trovata magari anche nei pressi ad esempio di via Cuneo. Quindi c'è la possibilità, come c'è in tante altre zone, ma non c'era una densità come dire costruita nel periodo romano in quella zona, mentre le mura farnesiane finivano prima, perché invece c'era lì un, come dire, un progetto, abbiamo i disegni che di fatto coincidevano più o meno con i viali, quindi in quel caso si è sicuri che lì non ci siano le mura romane. In ogni caso, come dire, capiremo se a raso o meno, sulla base anche del, insomma, dello studio, visto che, come si diceva prima, la nuova società vuole rivedere completamente, insomma, quello che era un po' l'idea già presentata. Ci sarà modo anche di approfondire questo tipo di logica, però che deve avere una funzione per il quartiere. Penso che sia stato
brutto per tutti quando in determinate partite, poi per chiudere le strade, le persone hanno difficoltà a entrare e uscire verso casa, rifare lo stadio vuol dire avere una sicurezza interna che limita molto la necessità di chiusura in termini di area da chiudere, in termini anche di orari di chiusura, cioè di periodo di chiusura. Quindi per alleviare quello che, come dire, mi dispiace tante volte non si riesce forse a comunicare al meglio, è che una ristrutturazione nel luogo allevia quello che sono, come dire, i disagi dei cittadini che vivono nell'area, ma mantiene il valore di avere uno stadio in città dove le persone possono andare a piedi, in bicicletta, incontrarsi, ma avere uno stadio moderno vuol dire anche avere delle funzioni per cui andarci, come dire, tutta la settimana, non magari per vedere la partita, ma per, come dire, altri tipi di attività comunque correlate a uno stadio come questo. Allora, salutare Simone Merli che ci segue. Simone Merli, ex assessore amatissimo allo sport di Ferrara, bravissima persona, purtroppo c'è un gran difetto, ti fa per la SPAL, ma nessuno è perfetto. Comunque vi lascio questi argomenti da tifosi che, come ben sapete, non mi appassionano, ma sicuramente vice sindaco sì, e passerei adesso all'altro tema legato alla sua delega sul servizi anagrafici. Quindi, come ho fatto la settimana scorsa, insomma, è importante condividere un po' per vedere qual è l'andamento dei decessi nel nostro comune, un po' per rappresentare il fatto che le misure servono, il contenimento del contagio serve anche a limitare, lo vedremo bene nel grafico, i decessi, e dall'altra ci sono i decessi, cioè non dobbiamo scherzare col virus, non dobbiamo banalizzarlo, dobbiamo rimanere attenti, dobbiamo rimanere responsabili per avere le feste al meglio possibile, ma anche per, come dire, ridurre il numero dei decessi, che è il vero obiettivo, ridurre il numero dei malati e il numero dei decessi. Questo deve essere la nostra attenzione legata all'uso delle mascherine, all'uso delle distanze, alla sanificazione. Noi dobbiamo avere quell'obiettivo, non banalizzare quello che può succedere non a noi, ma la catena dei contagi. Questo è fondamentale. Aggiungo una cosa che non ho detto prima: siamo tutti in attesa di capire quale sarà l'intenzione del governo rispetto all'ulteriore stretta annunciata, e che io vedo abbastanza probabile, rispetto a negozi, bar, ristoranti nel periodo delle feste. Anche qui, vabbè, fatemi dire che insomma sarebbe stato meglio saperlo prima rispetto all'organizzazione che tanti ristoranti e negozi hanno già fatto, ma comunque bisognerebbe saperlo al più presto per poter organizzarci tutti, insomma, amministrazioni, cittadini, rispetto al quando partirà e se partirà quale ulteriore limitazione, quindi già dalla settimana prossima o solo tra il 25 e magari il 1 di gennaio. Quindi insomma siamo tutti in attesa di capire quello che accadrà. Mi sono perso Michele Abbatti, cosa vuol dire? Devo dire, diventerà un secondo comosto come Parma Urban District, ma uno stadio rimane uno stadio, come dire, poi il gusto architettonico quando lo scopriremo. Sperate, per tranquillizzare, che parliamo di volumi che non possono crescere, esatto, verso l'esterno, verso l'alto, quindi l'impatto visivo rimarrà molto simile, sicuramente con una struttura più moderna. Esatto, i vincoli sono quelli, potrà solo che diventare più bello, e come abbiamo detto, il tema delle superfici di vendita o di servizio dovranno essere correlate e funzionali a delle attività per far vivere, come dire, quello spazio. Non sarà un nuovo centro commerciale. A qualcuno rispondevo nei giorni scorsi per fare un parallelismo, perché alcuni erano preoccupati magari anche, come dire, del valore del proprio appartamento, vicino o non vicino allo stadio. Al di là che avere uno stadio nuovo con delle funzioni può solo che aumentare la vivibilità di un quartiere, ma penso siano state le stesse paure, io dico ragionevoli, comprensibili, del quando ha chiuso la fabbrica della Barilla in via Emilia, si è cominciato a parlare di riqualificazione, di costruzione di un centro commerciale, di palazzine, e le persone, visto che abito in zona, della zona, avevano la paura che questo potesse cambiare la qualità della loro vita. Io penso che con una fase di assestamento, ovviamente finito il cantiere, abbia migliorato notevolmente rispetto a una fabbrica le funzioni e le possibilità della zona stessa. Quindi il tema è sicuramente condividere il progetto. Una volta condiviso e visto, si potrà meglio capire qual è l'obiettivo, che non è quello di fare un nuovo, come dire, centro commerciale, ma sicuramente di avere delle funzioni compatibili, come abbiamo detto più volte, con la zona, che possono essere e anche a servizio di quello che è
di quello che è lo stadio stesso, quindi la parte di ristorazione, la parte magari legata a attività sportive di vario genere, insomma, lo scopriremo e lo capiremo, ma serve vedere quello spazio come un'opportunità e non come, come dire, un problema. Tiziana chiede se i posti saranno più comodi, speriamo di sì, dice non ci sto con le gambe, è evidente, anche se sicuramente i posti è ipotizzabile che si allarghino come larghezza, quindi rispetto al vicino di fianco, renderli più profondi vorrebbe dire rifare completamente tutte le gradinate, e questo non è assolutamente scontato, perché vorrebbe dire di fatto buttare via tutto quello che c'è e rifarlo da zero. Cioè, siamo verso la larghezza sì, in profondità non è detto. Allora, poi dicevamo prima, stavamo parlando dei decessi, adesso vi condividerei, trovando il tasto, eccolo qua, la situazione aggiornata ad oggi, l'ho chiusa forse, spero si veda, sì, direi di sì. Allora, come vedete, l'andamento rispetto alle scorse settimane è decisamente calato, c'era stato un trend in salita che oggi è calato e si è stabilizzato. Quindi l'importanza delle misure di contenimento, delle chiusure, se stati zona arancione, dobbiamo oggi da zona gialla comunque mantenere questo tipo di attenzione, perché l'importante è veramente quello di mantenere la responsabilità. Io rispetto anche a quello che è avvenuto nel fine settimana, quindi alla quantità di persone che si è riversata nelle piazze, io non penso che sia colpa delle persone. Le norme prevedono che sia aperto, come dire, siano aperti i negozi, siano aperti i bar e i ristoranti, diciamo fino alle ore 18, e quindi è normale utilizzarli, non sta a noi doverci organizzare e dire vado il martedì invece del sabato, ma se servono ulteriori limitazioni, devono essere delle limitazioni che valgono per tutti, sta a noi invece la responsabilità, i negozi sono già tutti molto organizzati per far solo entrare le persone, insomma, compatibili con lo spazio disponibile, in sicurezza, sta a tutti noi l'attenzione rispetto alla mascherina, alla sanificazione. Abbiamo tutti detto di, come dire, ricordarsi degli acquisti di Natale nei negozi di vicinato, nei negozi non solo del centro, diciamo nei negozi della nostra città, e quindi è naturale che, insomma, sotto Natale si possa pensare ai regali in questi luoghi, in questi tempi, ricordando di farlo in sicurezza. Preciso sempre, l'altra volta l'avevi detto, ma ci tengo a ridirlo, che il grafico che hai mostrato sono i decessi totali nel comune di Parma, non sono i decessi Covid. Esatto, non sono i decessi Covid, anche perché in tanti casi, l'ho sempre detto, il decesso Covid deve essere, insomma, certificato anche nella prima fase, meno oggi, ci sono poi decessi che potrebbero essere anche riconducibili, ma non certificati e verificati in un percorso, e quindi comunque... L'andamento è anche molto intuitivo, visto che si vede un eventuale crescita. La media che abbiamo avuto negli altri anni è legata a decessi non certificati Covid, perché non c'era, è utile vederlo in raffronto in questo senso. Bene, direi che altre domande particolari non ne sono arrivate, ma saluto il solito Matteo Salati che ci scrive sempre sulla base delle buche, ma ricordo che, insomma, devo dire che le buche non ne abbiamo tantissime, poi ci sono quelle della tangenziale che sono ANAS, che tra l'altro sta facendo i lavori nel periodo più sbagliato, perché è evidente che si dovrebbero fare d'estate e non durante l'anno quando ci sono più file. Stavo cercando di leggere Massimo Gatti cosa ci scrive. Intanto rispondo a Nicola Vender che chiede i dati sui positivi. Allora, ovviamente noi non siamo all'ospedale, i dati di oggi non li ho, però ieri sera ero in una trasmissione con Massimo Fabili, il rettore dell'ospedale, vado a memoria, mi perdonerete se i dati non sono precisissimi, parlava di 215-220 ricoverati totali e mi pare 15 in terapia intensiva, però prendete il beneficio del dubbio, sono i dati di ieri che sto riportando a memoria. Non ho capito cosa ha scritto Matteo Scea, ma, come dire, lo approfondiremo, poi magari mi mando un messaggio in privato se vuole una risposta magari più specifica.
Allora, il tema delle gare di atletica, Tiziana Prandi scriveva, però noi ricordiamo abbiamo un centro di atletica che abbiamo appena, insomma, rifatto da pochi anni la pista, abbiamo un bellissimo palazzetto al coperto per fare attività in atletica, insomma, abbiamo già spazi di questo genere, comunque capiremo anche. Sull'atletica la settimana prossima potremmo annunciare un bellissimo evento, non dico niente, incrociamo le dita, però gli investimenti fatti sull'impianto del Lauro Grossi, che vede un indoor e un outdoor adiacenti, caso unico in Italia, abbiamo investito di recente 900.000 euro, metà cofinanziati dalla Regione Emilia-Romagna per sistemare la tribuna dal punto di vista sismico, 300.000 euro per fare la pista 3 anni fa. E 200.000 euro il cantiere che parte ora per rifare gli spogliatoi, insomma, rendono quel centro un centro assolutamente in grado di accogliere grandi eventi. Ultima, direi, considerazione che ho letto, quando si avrà un progetto da presentare allo stadio, ieri abbiamo fatto insomma questo incontro con la presidenza e comunque con la proprietà proprio per comunicare il fatto che il vecchio progetto, diciamo, è stato abbandonato in virtù di una nuova idea di progettualità, nel quale dovremmo fare un percorso con le persone del quartiere, insomma, lo dicevamo prima, quindi le Anche con i tempistiche tifosi sono. stessi, visto che Esatto, chiedeva quando quindi le. si presentano i tifosi, ci saranno anche incontri, ma per coprogettarlo, perché la volontà della presidenza e della società tutta è quella di raccogliere veramente le necessità di chi ci vive, di chi lo vive da residente e di chi lo vive da tifoso. Quindi nei prossimi mesi sicuramente ci saranno degli incontri aperti al mondo del tifo per discutere insieme di come immaginiamo il Tardini del domani. Quindi esatto, ci sarà, come dire, non è un tema immediato, ma faremo un percorso per il tempo necessario. Non c'è né la fretta né niente, ma vogliamo arrivare sicuramente a un percorso che possa essere, come dire, rapido, ma non troppo rapido. Quindi va bene, direi che le domande che non c'entrano con noi rispetto alla tessera sanitaria, che è un tema ovviamente regionale, direi di salutare tutti e di aggiornarci alla prossima settimana. Buona Arrivederci. serata.